Eccoci qua, ciao a tutti, aspettiamo che incomincino ad arrivare le persone prima di cominciare con un momento di preghiera questa serata. Ricominciamo le dirette dopo 2 mesi che non le abbiamo fatte. Speriamo che arriverà qualcuno, ecco, incominciano ad arrivare. Arrivano, Tanto entro anch'io nel mio Facebook così vedo se sta andando tutto bene, se sa mai. io ho delegato mio fratello, me lo condivide nel mio, oggi lo devo ringraziare. Tuo fratello che sta lì o in Sì, sta Toscana? proprio. No, qua anche lui. Eccoci qua, incominciano ad arrivare le persone, siamo a 34, aspettiamo ancora un attimo. Vediamo se arriva qualche commento intanto. Ok, direi incominciamo, dai. Siamo a 49 persone che ci stanno cominciando, piano piano arrivano tutti. Allora io incomincerei con un momento molto semplice di preghiera, un Padre Nostro e un'Ave Maria per affidarci alla Madonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Grazie, venga il Tomo. tuo regno, sia Sia fatta la fatta tua la tua volontà, volontà, come in come in cielo, cielo, così così in terra. in terra. Dacci Dacci oggi oggi il il nostro nostro pane pane quotidiano, quotidiano e rimetti a noi i rimetti a nostri noi i debiti, nostri debiti, come come noi li noi li rimettiamo ai rimettiamo nostri debitori, e non ci e indurre non in ci indurre in tentazione, tentazione, ma liberaci liberaci dal dal male. male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei Grazie, benedetta fra sei le benedetta. donne. E Benedetto benedetto il il frutto frutto del tuo seno, del tuo Gesù. seno, Gesù. Santa Maria, Santa Madre di Maria, Dio, Madre di Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso nell'ora e della nell'ora nostra della nostra morte. Amen. morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Allora, questa serata sono molto contento di poterla fare. Siamo in diretta con Filippo e Giulia. Ciao Filippo, ciao Giulia. Ciao, buonasera a Grazie. tutti. Buonasera e grazie, siete qui a ascoltarci. Ne varrà la pena, dai. Come vedete, Filippo ha leggermente un accento toscano. Sì, io Niente. sono originario del Valdarno fra Firenze e Arezzo, ho 22 anni e da 3 anni mi sono spostato in diocesi di Viterbo per seguire un po' il movimento di cui faccio parte, che è la Famiglia Mariana delle Cinque Pietre, poi magari dopo, insomma, accenniamo qualcosa. Però ecco, mi Ma sono spostato partiamo. qua per vivere appieno la spiritualità e le attività del movimento e intanto studio giurisprudenza a Roma. Ok, dai, partiamo subito così. Fate una breve presentazione di voi due, dai. E allora, noi siamo una coppia, intanto la cosa bella, ecco, che ci tengo a dire quando siamo una coppia e si viene a testimoniare, no, la bellezza dell'amore, della sessualità, è quello che ci tengo io, cioè che siamo una coppia normalissima, nel senso che, ecco, non è bello fare la coppiettina che è perfettina o che ne sa di più degli altri, perché siamo persone in cammino come tutti i giovani, e è bello, anzi. È anche un modo per ringraziare, anzi, di esserci, di aver avuto la possibilità di conoscerci, anche di innamorarci. Perché io mi sono spostato qua, diciamo, e lei è appunto di qui di Vitorchiano, che è un paesino vicino a Viterbo, e quindi ci siamo conosciuti qua e siamo fidanzati, insomma, da 2 anni e mezzo. E niente, per il resto, facciamo parte insieme, insomma, di questo movimento, come ho detto, che è un. Siamo Famiglia Mariana delle Cinque Pietre, sarebbe un movimento composto sia da frati e suore che da famiglie, laici, e, insomma, noi facciamo parte e facciamo varie attività insieme, come evangelizzazioni, tridui, preghiera. È la bellezza, sinceramente, è proprio uno spettacolo, la bellezza del stare insieme e pregare insieme, unito come fratelli e sorelle che lodano insieme Dio, perché insieme si percepisce ancora di più l'amore di Dio, no? E un po' il carisma è quello di appunto l'immagine di Gesù che serve, ecco, mani tese verso gli altri, ci ricarichiamo e mani verso gli altri, insomma. Poi abbiamo le nostre attività normali tra amici, insomma, nel senso.
usciamo, anche io faccio parte della pastorale giovanile qui a Viterbo e insomma esco normale con gli amici e tutto. Ok, adesso andiamo avanti, però intanto c'è qualcuno che ci dice che si sente un po' male, se avete, non so, due cuffiette o noi. Sì, voi. Bisogna aspettare. Ah, forse ora come ci sentiamo? Che era forse troppo alto. Forse è meglio adesso. No, si sente in bombo, però. Sì, sente il ritorno, vabbè. Comunque, a questo punto io vi chiederei, perché me l'avete raccontato prima ed è molto bello, perché c'è da dire che Filippo ha scritto anche un libro che è stato pubblicato dalla Tau, che sarebbe questo. Si vede al contrario, perché vabbè, c'è la telecamera che riprende così, però è Il vero amore è appassionato. Quindi raccontaci un po' come è nata l'idea di questo libro e come poi è stato pubblicato, come hai conosciuto determinate persone che ti hanno aiutato a pubblicarlo. Cioè, il libro è nato ovviamente, come ho detto, stando fra amici. Cioè, capite bene che quando fra giovani si fanno scelte forti e scelte di amore autentico, per gli altri sono scelte folli, ma anche scelte che incuriosiscono tanto e quindi ci riempiono di domande, curiosità, che ogni volta che esci sempre l'argomento sembra quello, come se fossi l'extraterrestre, e poi però invece rimangono incuriositi della naturalezza con cui ne parliamo e anche, no, affascinati da chi ne parla, esaltandone la bellezza, ecco, della sessualità e della purezza. E proprio per questo però il fatto che ne rimangono affascinati spesso, no? Io via via mi appuntavo sempre più cose, ma così per appuntarmene anche per me, per un confronto di crescita personale. Però spesso mi dicevo, sì, è una cosa che li affascina, però il giorno dopo, no? Questo entusiasmo passa. Allora, piano piano è venuta fuori l'idea del libro proprio per poter lasciare un qualcosa, insomma, di anche, no? Agli amici, proprio ai giovani. E poi, ecco, è partito come un dono per i giovani e poi ci siamo accorti piano piano che tanti genitori o sacerdoti e tutto, insomma, invece anche ci contattano per diciamo, è stata un po' tutta la provvidenza, ecco, a far nascere l'idea del libro, perché semplicemente in università dove vado io, cioè a Roma, alla Lateranense, faccio giurisprudenza lì, però lì insegna anche un certo, che penso lo conoscete tutti, Don Luigi Maria Picoco, che insegna lì filosofia. E a me mio fratello a un certo punto mi fa, ma vai da lui, fatti aiutare da lui. E io, sì, ma sarà che considera me Don Luigi di Coro? E mi fa, ma sei un sacerdote di Dio, un giovane almeno lo considera, poi che c'entra, se non è la cosa da considerare, lo considera, se non è uno... Insomma. E allora semplicemente io in corridoio gli ho fatto letteralmente un agguato. Gli ho detto, sei una persona di preghiera, discerni te se è una cosa, insomma, fai discernimento e vedi se è una cosa che... deve rimanere tra amici, così che si è pubblicabile. E lui, insomma, ci ha aiutato, ha portato avanti la cosa e, insomma, e lo devo ringraziare tanto. Ecco, raccontaci invece qualcosa della famiglia di cui fai parte, queste cinque pietre, che non avevo mai sentite, dico la verità, però sembra una cosa molto bella. Ecco, è un movimento dove appunto ci mettiamo, no? Siamo missionari di queste cinque pietre, che sarebbero l'Eucaristia, la preghiera, la Bibbia, il digiuno e la confessione. E riprende un po' il passo di Davide contro Golia, che con la fionda, no? Davide va nel ruscello e prende cinque ciottoli e gliene basta uno per sconfiggere il Golia, no? E quindi, no? Possiamo dire il diavolo, no? Guardi, però queste cinque pietre sono un po' fondamentali in ogni aspetto della vita, perché... non tanto viverle, ma anche amarle, no? Mettersi poi a disposizione degli altri, dei fratelli, e insieme come movimento e come, insomma, come famiglia Mariana delle Cinque Pietre. Il bello è famiglia, che ci dà proprio questo senso di comunità. E come movimento poi facciamo missioni, adorazione, dove ci chiamano a volte sia in diocesi, sia le varie parrocchie, insomma, nei posti dove siamo, che siamo sia in Sicilia, diocesi di Monreale, qua a Viterbo, insomma, in varie parti d'Italia, ecco. E da lì poi, insomma, c'è la preghiera, l'adorazione, l'immergersi nello sguardo di Maria, perché appunto è un movimento mariano, dare la mano a lei e poi andare a annunciare, no? L'evangelizzazione. Bello. Quindi ecco, in questa famiglia di cui fate parte ci sono sia
i frati, le suore e voi praticamente. Il cuore è la parte religiosa dei frati e suore di Maria, e poi ci sono insomma i laici, ci chiamiamo pietre vive, operatori di shalom, operatori di pace, insomma, e è un po' questo. Poi, tanto Olga chi ci vuole, ricorda poi che c'è una si chiama cosa Famiglia simile Mariana delle anche. Cinque Pietre, lo trovate anche su Facebook, insomma, potete seguirlo anche lì, che ci sono vari momenti spesso, insomma. Certo. Olga ci ricorda che anche a Medjugorje ci sono i cinque sassi, che penso che saranno più o meno la stessa cosa. Quindi. Sono appunto cinque pietre, cinque sassi, cinque rocce, no? Su cui poggiarci, che sono quelle insegnate dalla Chiesa sempre, no? Le cinque fondamenta che la Chiesa ci insegna sempre a vivere. Poi la Madonna ha dato un po' un nome a queste cinque pietre, noi l'abbiamo accolto e lo viviamo insomma nel servizio bello a mandorle e nel servizio alla Chiesa. Però sì, c'è anche, sono le stesse cinque pietre di Medjugorje, insomma. Ho capito. Bello. C'è un altro commento. Buonasera dalla Sicilia. Dove? Dov'è che la. Da Figuzza e Corleone, nel Palermitano, Monreale. Ok. Niente, a questo punto entriamo in quello che tu hai scritto nel libro. Quindi, secondo te, secondo la tua esperienza, cos'è la castità? In poche parole, so che ci vorrebbe una. Intanto, questo è fondamentale perché se c'è qualche giovane in diretta, come penso che c'è, perché anche qualche amico c'è, la cosa fondamentale è che quando si parla direttamente così, castità, sembra subito una. È un termine che io so giovane, esco normale fra i giovani, è una parola che ci sta proprio tanto, tanto antipatica. Perché? Forse perché ne diamo un'accezione negativa, no? Come se la castità fosse appunto, sì, castrazione, no? Cioè, davvero, fosse un annullare i sentimenti, il desiderio. E invece per me la castità è ciò che più di tutto esalta la bellezza e la sessualità. E perché no? Anche il piacere stesso, perché comunque è un percorso che ci fa crescere sempre di più per arrivare poi a quel piacere autentico, è vero, è un piacere anche donato all'altro, non un piacere in cui godo solo io, ma in cui si gode insieme in una relazione che non è fine a se stessa oggi e poi domani ti dico ciao ciao, ma ti accompagna nella vita, no? Spesso la castità viene vista come qualcosa che ti fa perdere qualcosa, invece per me è un guadagno nella coppia perché ci fa osservare la relazione da un punto di vista diverso, gli dà appunto quella purezza che aiuta anche nello sguardo e nel capire come relazionarsi e poi anche nell'esprimere le altre varie forme di sessualità diverse dalla genitalità che è bello approfondire e che ci aiutano anche a entrare ancora più in intimità, perché spesso si crede che la castità ti faccia allontanare, ma che crea intimità. Crea sguardo intenso, relazione bella, ci fa davvero innamorare ancora di più. Certo, ma ecco un'altra domanda che ti volevo fare è quanto è stato importante per te il percorso di fede per fare questa scelta? Perché ho come l'idea che se non hai un percorso di fede o dei valori che molto forti, molto alti, difficilmente riesci a scegliere questo tipo di strada, insomma. Ecco perché tutto il mondo ti dice un'altra cosa, ecco. Allora, io sono sinceramente abbastanza convinto che la castità e la purezza, insomma, sia una virtù universale, nel senso che va al di là della coppia che va in chiesa perché non serve, ecco, la fede per capire che se io mi sveglio accanto alla donna della mia vita dopo aver fatto l'amore o accanto a una persona che non conosco o accanto a una a cui ho paura a coinvolgermi troppo perché chissà poi dopo un domani. È una bellezza diversa, è un creare un'intimità diversa. E non serve neanche la fede per capire la differenza tra un dono e un prestito, no? Perché se io oggi, tanti amici la vivono così, non è che la vivono così perché sono pazzi, perché giustamente nel percorso che hanno fatto, in quel modo credono di amare quella persona, insomma, anzi, anche loro vogliono conoscere l'amore e viverlo. La differenza però fra un prestito, cioè fra un appunto avere una relazione sessuale, un rapporto sessuale, quando ci apparteniamo davvero e ci doniamo l'uno all'altro, o quando è un prestito alla fine, cioè non sta tanto nel capire a che punto della relazione si può arrivare a fare l'amore, no? Spesso la domanda, ma voi quando? Ma voi? La differenza è.
quanto è profondo l'amore. L'amore è un prestito che oggi ci sono e domani, se non mi va più a genio, se non ho più quell'innamoramento e quelle emozioni, vado da un'altra parte, o è un dono che te lo do per sempre? Poi però, ovviamente, il percorso di fede aiuta tantissimo. E è fondamentale, in che senso? Nel senso che la fragilità la sperimentiamo tutti, insomma. Noi che viviamo questo percorso sperimentiamo tanta fragilità, tanta debolezza e tutto il resto, no? Perché siamo umani, e allora sì che la preghiera ci aiuta, è fondamentale perché è l'aiuto, no? Quello che ti dà davvero la forza nei momenti di scoraggiamento, di buio, e ti dà luce anche per le scelte coraggiose e controcorrente che a volte ci sono da fare. No, la preghiera è importantissima, però credo che anche ci sia un fattore, non so, antropologico, di relazione. Il mondo, cioè io sono d'accordo con te quando dici che la castità è per tutti, però difficilmente chi è fuori da un determinato percorso riesce a fare tanta chiarezza dentro di sé, tanta verità, dal capire che lui desidera quello, ecco, perché poi averci tutte queste luci, tutte queste cose a disposizione, il sesso, che non ce la fa, insomma, se non c'è qualcheduno che ti... Diciamo che fuori dai nostri contesti siamo bombardati da un'altra immagine della sessualità, del sesso come merce, come tutte le immagini ci arrivano. Quindi ecco, quando non fa certi percorsi sicuramente è molto più difficile quello fare chiarezza. Poi conosco sinceramente qualche coppia che, insomma, in modo laico, perché ci sono tante motivazioni anche umane, basta, insomma, la ragione a volte per capirlo. Però ovviamente se Dio è amore e è Dio che ci ha donato, insomma, l'amore, farsi illuminare da Lui per comprenderlo e viverlo appieno e mettere Gesù al centro della coppia dona un qualcosa di diverso. Non posso far finta di non dirlo, perché lo sperimento in prima persona, è troppo bello avere Gesù al centro e ci dà la luce. Certo. Adesso sono arrivate due domande sull'intimità da Roberto, che saluto, e di Amati per amare. Ciao Roberto, sì, ciao, diretto ciao. Con noi. In che modo crea intimità? Cioè, il modo, la castità, il modo di vivere questa tenerezza in un'altra maniera? Crea intimità perché la castità significa fare un percorso di fidanzamento dove si sperimenta la tenerezza, i baci, gli abbracci, gli sguardi, e anzi il darsi per scontati, magari il concedersi troppo presto, blocca anche il desiderio di dover sorprendere l'altro di più, perché ovviamente il piacere c'è anche se la vivi prima del matrimonio, insomma, è ovvio questo, no? Quindi quel piacere raggiunto troppo presto ci blocca quasi in un percorso di crescita affettivo, perché poi ti dai quasi per scontato prima di riuscire a crescere anche nelle altre forme della sessualità, nel riuscire a impegnarti per sorprendere l'altro, nell'entrare sempre più intimità, nel riempirci di coccole anche, perché comunque la tenerezza, insomma, Papa Francesco la chiama la rivoluzione della tenerezza, che non è debolezza per gli uomini e una pretesa romantica delle donne, insomma, anzi è ciò che ci unisce proprio tanto. E quindi crea più intimità, ma anche la preghiera stessa crea intimità, perché metterci davanti a Gesù, spogliarci, perché se siamo noi due da soli davanti a Gesù, lì mettiamo a nudo la nostra fragilità, siamo persone vere, e quindi la sessualità e la preghiera sono quello che più di tutti crea intimità. È verissimo, verissimo. Vabbè, la domanda di Cecilia più o meno è la stessa di Roberto: che significato diamo all'intimità? Avete già risposto. Anche quest'altra cosa che ci scrive Fiorenza: a volte la sessualità copre altre problematiche e sembra creare confidenza. Effettivamente è così, tanti problemi non vengono presi in considerazione perché c'è il sesso che è totalizzante, sembra che vada bene lì e quindi le altre cose si lasciano un po' sotto il tappeto. Un'esperienza di qualche coppia amica, insomma, che il giorno prima sembra che tutto esplode e che si devono lasciare perché non condividono niente, il giorno dopo no, tutto a posto, che è successo? Che sarà mai successo? È ovvio che quel piacere, che è bellissimo, perché non è che va demonizzato il piacere, anzi il piacere è un dono di Dio, però sperimentato quando non c'è chiarezza sulla relazione, sulla stabilità di un sì che è per sempre, a volte mette un po' un velo davanti ai problemi della coppia, no?
perché è ovvio che se io ho quello, sinceramente, del resto comincio a fregarmene, e però rimando l'affrontare certe situazioni o certe ferite, anche così, E te che le poi porti nel si... matrimonio magari e poi E questo lo sa bene, insomma, lo sapete bene voi, insomma. No, mi viene da completare un po' quello che hai detto te, nel senso che io come con 18 anni di matrimonio alle spalle, avendo vissuto la castità, ti dicevo un po' all'inizio che ho dovuto farlo perché avevo una fidanzata che ci teneva particolarmente. Un po' io ho capito, sono stato contento di averla scelta. Devo dire che effettivamente è vero, è così, nel fidanzamento riesci a perfezionare, a portare davvero a quei gesti di tenerezza che sono gli abbracci, i baci, e poi cercare e riesci a, come si dice, slegare queste espressioni di tenerezza, di amore dal gesto dell'amplesso, dal fare l'amore. Perché No, anzi, invece... bisogna cercare sempre di più forme di affettività, perché altrimenti è una relazione spenta, no? Si diventa come fratello e sorella, insomma, non è questo il percorso a cui Certo, siamo però abituati. il problema è che se ti abitui a vivere la tenerezza così, poi quando per qualsiasi motivo non si può fare l'amore, smetti anche di essere tenero. E quindi lì incominciano un sacco di problemi, incomincia a perderti di vista, incomincia a non essere più attratto da quella persona che hai accanto. Lo sappiamo bene come un piano inclinato che Sì. parte, poi non Sai si ferma meglio di più. me che appunto nel matrimonio è una parte bellissima del matrimonio, ma che non è sempre solo quello, no? L'amore non è Sì, no, solo ma l'amore devi sessuale, l'amore è anche soprattutto... fatica, problematico, anche un periodo in cui semplicemente una persona non si può concedere o per qualcosa di qualsiasi problema, Ma insomma, si va a anche, permettere sì, per qualcosa. tanti motivi, una gravidanza problematica oppure una malattia o altre cose che ci possono essere. Se non sei abituato a vivere la tenerezza sempre e comunque, non la vivi più e poi il rapporto va a scatafascio per forza. Ecco. Quindi è importante nel fidanzamento che si viva questo modo di questa espressione della sessualità che, come dici te, non è genitalità e che comunque è bellissima comunque e vale la cercare di viverla in pieno, ecco, perché la domanda che ti volevo fare adesso è importante ribadire che per te è una fatica, per voi è una fatica non fare l'amore, perché la castità comunque non deve essere un sintomo di mancanza di desiderio, se no lì ci sono altri tipi di problemi. No, Il infatti, desiderio c'è, ce l'ha, certo, sarebbe da sapete. preoccuparsi se non ci fosse, significa insomma che, anche perché lo scopo della purezza nel fidanzamento è proprio quello di prepararci a fare l'amore tutta la vita e non solo, cioè ai giovani un po' volgarmente piace dire una botta e via, no? La differenza fra una data di scadenza, un qualcosa che è ora, è un per tutta la vita, no? E per inserirci in quel desiderio, anzi, io penso proprio che la passione sia un dono che Dio dà a chi si ama, no? Che la bellezza anche, cioè, il piacere sia un dono di Dio, ma anche l'attrazione che hanno reciprocamente i fidanzati, perché davvero ci fa dire non vedo l'ora di fare l'amore, perché comunque è un percorso ora in cui camminiamo, ma in cui, ecco, certamente, come tutti i giovani, anche noi, insomma... È molto difficile. Ma è bello che sia così, insomma. Ecco, No, ecco certo. qua la domanda di Lavinia. Cari Filippo e Giulia, grazie, testimonianza bellissima, soprattutto perché siete tanto giovani. Una domanda un po' provocatoria. Come fate a superare eventuali tentazioni in questo campo? Ad esempio, avete mai smesso di baciarvi quando avete capito che c'era il rischio di andare oltre? Bella specifica, guarda. Allora, c'è un'amica, no, del nostro movimento, delle Cinque Pietre, che è Tiziana, una ragazza giovane che tra l'altro è salita in cielo, insomma, da qualche anno, che hanno fatto un libro proprio su di lei, in cui parlando, no, di come viveva, il suo sogno era quello di arrivare vergine all'altare, perché voleva essere un giglio profumato, poi, no, donarsi con lo sposo, nella sua famiglia e tutto. E lei diceva che per lei era bello mettersi in preghiera davanti a Gesù e fargli spazio nella sua relazione. E quando è un po' anche spesso è una lotta contro i propri sensi, perché appunto l'attrazione c'è, è bene che ci sia, insomma, anzi.
dobbiamo averne paura, dobbiamo ringraziare che ci sia. E però diceva che loro, insomma, a volte no, anche un rifugiarsi in chiesa, ma non nel senso di chiudersi, ma del affidarsi. E noi sinceramente, quando vengono tentazioni su questo campo, che ne vengono, ci fermiamo, ci guardiamo negli occhi, e già il guardarsi negli occhi fa recuperare il senso di avere una persona di fronte che vogliamo amare e non solo possedere, no? E poi sinceramente ci fermiamo, facciamo una preghiera insieme. Per chi crede è la preghiera, per chi non crede è comunque un guardarci negli occhi e recuperare che di là c'è una persona che vogliamo amare. Vabbè, adesso farei una domanda a Giulia. Allora, tu ti sei fidanzata con Filippo che eri molto piccola, quindi penso che sia stato il primo comunque importante, insomma. Quando hai incontrato questa persona che ti ha proposto la castità, quando invece tutti gli altri maschi di solito ti chiedono qualcos'altro, come ti sei sentita amata, rispettata? Hai detto questo è pazzo? Vabbè, certo, non tutti i giorni si trovano ragazzi che ti chiedono la castità e non altro, sinceramente. E, però anche se, diciamo, sì, mi ha fatto strano dall'inizio, perché comunque non tutti, però dentro di lui c'era una cosa che comunque mi attraeva proprio tanto. Dicevo, non sapevo cosa, era misteriosa questa cosa, però dicevo, c'è qualcosa che devo scoprire di lui. E quindi poi piano piano ho capito il vero senso e tutto, e cioè sono d'accordissimo con tutti i suoi pensieri, su tutti i suoi valori, e avere accanto un ragazzo che ti rispetta è la cosa, diciamo, fondamentale, principale di una coppia, perché comunque un ragazzo che ti rispetta su scelte, decisioni, sia dalle più piccole alle più grandi, è una cosa proprio bella. È bello sentirsi unica per una donna, comunque. Poi, come ha detto lui, comunque è molto bello per guardarci con purezza, e questo non vuol dire che comunque non mi sento desiderata, anzi, anche troppo mi sento desiderata, però è bello, perché anche comunque nelle difficoltà e tutto, cioè, ci si aiuta a vicenda, ci si rispetta, perché, cioè, più di una volta gli amici miei mi dicono, cioè, stato insieme da 2 anni ancora non l'hai fatto, dai, questo non vuol dire, cioè, non è il, cioè, significa ti rispetta, perché cosa aspetti? Però per me non è così, cioè, non giudico queste persone, anzi, però, cioè, per me il mio corpo non vale 1 anno, 2 anni, 3 anni, cioè, io voglio poi farlo con lui dopo il matrimonio per tutta la vita. Giusto, bello. Ecco, parliamo degli amici, come vi vedono, insomma. Ecco, sicuramente vi vedranno un po' particolari, però saranno e emanerete un fascino anche, secondo me, verso di loro. Cioè, sarete un po' strani, Un po' strani. Sei gentile, per ora è il complimento più bello. È un po' strani, dai, alla fine lo posso accettare. Sì, ci guardano un po' strani alcuni, molti, però, cioè, da una parte io li capisco pure, perché comunque loro, cioè, giustamente, se non hanno avuto un'educazione o comunque nessuno gli ha mai detto il vero significato di vivere nella purezza, cioè, non lo sanno nemmeno, cioè, pensano che siamo bigotti, che siamo a 1 metro di distanza, anche se in questo momento il COVID ci dovremmo stare, però vabbè, però, cioè, non sanno nemmeno il vero significato. Ma noi, i momenti di tenerezza, come pure lui diceva prima, cioè, ci stanno, e ci stanno anche tanti, perché sono quelli che comunque ci aiutano nella coppia, perché se non ci stanno quelli è impossibile, cioè, non è che siamo veramente fratelli e basta, nel senso. No, per fortuna. Ci stanno. Però è bello parlarne con amici, non facendogli vedere che noi siamo i perfetti, siamo superiori, perché perfetti non lo siamo e non lo saremo mai, penso. E anzi, noi insegniamo a loro, ma loro insegnano anche tanto a noi, quindi, cioè, non li giudichi, non li giudichiamo. Però sinceramente, anche se ci stanno davvero tante prese in giro, noi siamo felici così, e sinceramente, se siamo felici così, siamo felici. No, secondo me ci sono le prese in giro, ma secondo me quelle prese in giro, comunque, c'è dietro una
curiosità, vogliono cercare di capire. Sì. Ci fanno, cioè, tipo a me alcune volte mi prendono in giro, ma intanto in quella presa in giro ci sta una domanda che vogliono una risposta, infatti. Infatti, però, cioè, alla fine, all'inizio è difficile, perché comunque cioè, ti fanno dire a te, sto facendo la cosa giusta, siamo noi gli sbagliati o loro gli sbagliati o non lo so, però piano piano, cioè, capisci che se noi siamo felici così, continuiamo così e loro continuano così senza giudicare nessuno. Bene, bene. E penso che l'amore scotta, insomma, quando vuoi davvero viverlo appieno. E se potevo anche, ecco, per esempio, no, scrivere un libro che fosse un po' più tranquillo sul volemose bene, prendevi l'applausino da tutti e tutti erano contenti. Invece se vuoi davvero un libro che cambi la vita e permetta di scoprire l'amore vero, l'amore appassionato, anche l'amore che Dio ci dà, non potevo banalizzare l'amore, insomma. Quindi lo presento comunque in un cammino in cui ci mancherebbe, ognuno con i suoi ritmi, in un percorso di crescita ci mancherebbe, però è bello. E è bello anche sentire tanti giovani si sentono aiutati, no? Perché tanti anche, ebbene sì, esistono tanti che la vivono come noi, l'abbiamo scoperto, perché ne escono davvero tanti, insomma, anche comunque gli amici che ho, con cui a volte condivido queste cose. E può essere sia un incoraggiamento, no? Di sentire questo, o anche sorpreso, sono rimasto molto sorpreso da persone lontane, anche lontane, insomma, da questi valori e tutto, che però hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco per scoprire, ma che ci avrà mai da raccontare questo sulla bellezza della sessualità, no? Che spesso viene presentata come repressione, come qualcosa di antico, che ci avrà mai da raccontare sulla bellezza dell'amore e della sessualità. E questa curiosità loro poi li spinge a prendere quegli spunti di riflessione, no? Ognuno, mica per forza tutti bisogna avere lo stesso pensiero, lo stesso, cioè non si tratta di imporre niente a nessuno, insomma. Noi è una testimonianza in cui testimoniamo, proponiamo, ma senza, non tanto convincimento, ma un proporre, un voler attrarre, perché convincere non c'è da convincere nessuno. Se invece semplicemente raccontiamo la bellezza di quello che viviamo, già è diverso, perché comunque se respirano un po' quel profumo che rende bella la coppia, stando insieme, non dovendo fare sempre la morale, o semplicemente anche la pace c'è fra di noi, la felicità di come la viviamo e tutto. Io penso che sia un qualcosa che li affascina, e poi quando ne rimani affascinato è lì che vuoi scoprire, no, un po' gli ingredienti di questa bellezza, di questa pace. Sì, sì, sì. No, Giovanni Paolo II diceva che la coppia di sposi, intendeva lui, però secondo me vale anche per i fidanzati, e evangelizza proprio nel volersi bene tra di loro, insomma, nella maniera giusta ed autentica, come cercate di fare un pochino voi. Perché c'è una cosa che... Sì, vai, vai. No, dicevo, infatti, prima di che scrivessi il libro, mi è rimasta molto, molto impressa una chiacchierata con un mio amico, un ragazzo, insomma, là della Toscana, che mi raccontava di insomma, una sua amica che appunto faceva un percorso di chiesa, viveva questi valori e non vedeva però mentre ne parlava quella felicità e la vedeva molto un senso del dovere, no? Come un si deve fare così, così e così, quelle regolette messe qua e là. Mentre anche nel libro e anche quando ne parliamo con gli amici non ci sono regolette nel senso di si deve fare questo, questo e quest'altro, perché è bello scoprire il senso delle nostre scelte, il significato, no? Cioè arrivare a capire ma per questo mi conviene davvero, mi rende felice. Perché noi ci crediamo o no che Dio vuole la nostra felicità, non ci vuole vedere tristi. E quindi ci propone qualcosa di bello, certo che ce lo propone. Però ecco, io penso sia impossibile vivere la castità come un'imposizione, anche senza imposizione, lo scegli ma è un dovere, un senso di colpa. Se non c'è quell'adesione del cuore a quello che viviamo, a quella scelta, se davvero non c'è quella... È quella passione anche per questi valori, cioè sono felice di viverli, un'adesione del cuore a... La fatica c'è, perché spesso parliamo della bellezza e magari anche nei nostri ambienti un po' in modo utopistico, come se poi la coppia non sperimenta subito anche la fatica di vivere in questo modo, perché la fatica c'è, perché ovviamente quell'attrazione forte ti spinge, no, a volte a dire ma perché non ora? Là fuori poi arriva anche la fatica, e alla prima fatica uno crolla se non c'è un qualcosa in più che ti spinge a dire ma questo mi rende felice, ma io posso andare anche oltre.
No, è verissimo, io confermo perché, come ti ho detto all'inizio, l'ho vissuta un po' per dovere la castità. Quando ho capito, quando ho amato questa legge, tra virgolette, ho capito che mi faceva stare meglio, ho capito che la relazione con Luisa andava sempre meglio, lì ho detto allora ne vale la pena ed è cambiato tutto, anche il modo con cui la vivevo io, ecco. Se no Quindi diventa un no. sopportare la fatica, non diventa un amare e desiderare la purezza e amare una relazione autentica in cui sogni di camminare insieme verso progetti grandi, perché non bisogna aver paura, insomma, di puntare in alto, anzi, giovani o meno giovani anche, perché questi valori non sono un qualcosa che passati di moda, un qualcosa di... Ecco, non ci devono spaventare le ferite o le cadute della vita. Anzi, diciamo una cosa, ma chi se ne frega di quello che si è fatto prima? Conta ciò che scegliamo oggi, ciò che ci abbiamo davanti oggi, insomma. E tutti ora a 20, a 30, ma anche a 50 anni, si può scegliere ora una relazione in cui si punta in alto, in cui si mette l'amore con la A maiuscola al centro, insomma. Certo. Ecco, una domanda che mi hai suggerito te. Cosa fare nel caso ci sono tante coppie che ci stanno ascoltando, si cade, nel senso si fa l'amore, ecco. Come recuperare questa purezza, questo sguardo, questa. Allora, è ovvio che uno ce la mette tutta, cioè nel senso che se la coppia non ce la mette tutta, poi è come un pendio scivoloso che lascia andare, lascia andare, lascia andare, un po', no? E il diavolo ci inganna un po' anche in questo, no? In un autogiustificarci sempre di più. E anche questo, no? Uno dice, c'hai 22 anni e tiri fuori... Ma noi dobbiamo sapere che se Dio ci dice chiaro che l'unione fra l'uomo e la donna nel matrimonio sono l'immagine che più raffigura Dio... E il diavolo detesta l'immagine di Dio che è amore. È ovvio che ci può fregare in tutti i modi, perché a FIFA che scopriamo l'amore vero. Ma noi abbiamo la Madonna, diamo la mano a lei e ci facciamo presentare da lei che è la tutta cura, quell'amore che ci accompagna. Ora la domanda era sulla caduta. Sì, io poi comincio a Sì, sbagliare. ci cade, insomma. Quando si cade, non ne facciamo una tragedia. In che senso? Nel senso che Gesù si è donato per noi per amore proprio perché sa che noi possiamo cadere. Qui non si tratta solo di una verginità solo a livello fisico, inteso come, ma è anche un qualcosa di più, una verginità spirituale che non dipende da una membrana o da un imene, no? Ma dipende da un qualcosa di molto più grande, da un cosa scegliamo oggi. Siamo caduti. Ragioniamo fra di noi, o facciamoci anche aiutare da un padre spirituale su cos'è che ci ha portato a quello? Capiamo quali sono i gesti che oggi ci aiutano a far chiarezza sulla nostra relazione, no? Gesti che siano proporzionati a quello che stiamo vivendo davvero, perché altrimenti rischiamo di concederci quando non ci apparteniamo davvero, rischiamo di condividere la parte più bella dell'amore e più, insomma, anche impegnativa, no? Del donarsi, mentre facciamo l'amore insieme e poi si va in pizzeria, al ristorante, ognuno paga le sue cose, ognuno paga la sua bolletta, perché le altre cose della vita non le condividiamo e quella sì, no? Perché lì scopriamo appunto non ci apparteniamo davvero. Però se c'è la caduta, un bel bagno nell'amore misericordioso di Dio, una bella confessione, vai, riparti con più sorriso di prima e anzi, proprio ora che lo sai, ti ha fatto male, bene, ora ti metti ancora più grinta per ripartire, ma felice, senza dire ormai... Perché lì il diavolo ci frega, che dice, vabbè, ormai, ciao. No, la fregatura più grande è non credere che si può ripartire, ci si può rialzare e camminare ancora più volentieri. Giusto. Margherita ci chiede di sapere ancora il titolo, però le dico a Margherita che se guarda sotto la scritta che scorre, c'è il vero amore e appassionato, Tau editrice Filippo Betti. E sotto ci ho messo un po' una frase provocatoria, no? L'amore, il sesso e il piacere come possono non interessarci? Nel senso che è ovvio che ci Non si interessano, legge, ma è perché qua. sì, è quella. È una domanda ovvia, nel senso che ci interessano perché sono argomenti in cui ci stuzzicano, anche ci affascinano e insomma, ci appassionano, ovviamente, sia ai giovani sia ai meno giovani, perché appunto la sessualità è un dono di Dio. È bene urlarlo forte, ecco la bellezza dell'amore.
Poi c'è una cosa che quando riesci a crescere con questo sguardo puro e poi ti sposi, diciamo, la donna che hai accanto, o per Giulia, l'uomo che ha accanto, continuerà ad apparirti sempre più bello, cioè anche quando passano gli anni, che non è magari comincia ad avere i capelli bianchi, le rughette, eccetera, continua ad apparirti bella, perché appunto c'è quello sguardo che è carico di amore, c'è l'amore che vi date, traspare nel corpo, magari è una cosa che vedi solo tu, cioè che le altre persone che dicono ma quanto è brutta tua moglie, quanto è brutto tuo marito, però te la vedi bella, insomma, così. Certo. Quindi questa è una cosa importante da tenere in considerazione. Allora, andiamo avanti con le domande che ci sono. C'è Vittorio che vi dice che siete bravi e coraggiosi a parlare di queste cose. Sempre Vittorio dice: da cosa nasce questa idea? Quale? Il libro? La castità? Non lo so cosa intendi. Vittorio, spiegati che ti vogliamo rispondere volentieri. Qua dicono vogliono sentire la voce di Giulia che ha parlato, quindi se vuoi dire ancora ciao o qualcosa, dite. Ciao a tutti. Ecco, questa è una domanda interessante. Si è più stimolati a sposarsi scegliendo la castità? Secondo me sì. Pensate di farlo presto? E questa è colpa di Giulia, c'ha 18 anni. Sì, però sono ancora piccolina. Prima possibile, speriamo, però È c'ho la ovvio. mia età. È ovvio che se uno sta insieme senza sognare un per sempre, che ci sta a fare? Ti stai a prendere in giro e basta, insomma. Quindi Certo. è il sogno che abbiamo, ovviamente, però siamo ancora in percorso, Però è insomma, di crescita. vero che tante coppie che fanno dei fidanzamenti di 10, di 15 anni lo fanno anche perché non ne sono caste, diciamo la verità. Loreta dice: bellissimo lo sguardo reciproco che vi aiuta ad attendere, che certamente accresce l'amore di entrambi. Penso proprio di sì, che abbia ragione. Grazie. Vabbè, Roberto, ti ho fregato, l'ho fatta prima io la domanda. Come gestite le cadute? Sì, diciamo Vuoi che rispondere qualche cosa, no, nel Roberto? senso che a volte, diciamo, no, anche un po', cioè la caduta comunque porta sempre dietro un condizionamento anche, nel senso che a volte ce la sbrighiamo con un vabbè, ma tra virgolette, no? A Gesù lui può tutto, sì che può tutto. Lui ci fa fare un bagno bello nell'amore, ti ripropone e ti aiuta a vivere per ideali forti. Poi dopo la confessione toglie certo quella macchia, ma c'è un condizionamento umano che ci portiamo dietro, no? Certe immagini, certi pensieri, Certo. non essere abituati, no? A pensare a lo sguardo, la purezza, no? E quindi poi c'è anche un bisogno di un percorso umano, no? Anche di guarigione, di lotta anche interiore, che comunque è un combattimento. Ma no, questo si lega molto anche, me lo fai venire in mente, con la pornografia che diciamo soprattutto per i giovani è molto usata, molto fruita e questo sicuramente non aiuta ad avere uno sguardo puro. Quando hai sotto le mani una donna, un pezzo di carne, ti vengono in mente tutte le cose che tu hai visto e che vuoi mettere in pratica. Sì, Attenzione alla... oltre a toglierci un po' quello sguardo puro, nel senso che ciò che ho visto poi arriva, no, anche a rendere merce anche l'altro. Infatti, no, spesso noi diciamo, i cristiani vogliono impoverire l'eros, il No, sesso. È la ricchezza che Dio ci dà, l'eros ce lo dona Dio, è la ricchezza. Allora, se noi lo disumanizziamo, cioè togliamo le due persone che si incontrano in quell'unione, allora siamo noi che impoveriamo l'eros. Quindi attenti, attenti a non impoverirci con le nostre stesse mani, semmai. Esatto. Ok, cosa potreste dire? Ci chiede grazie ai giovani coppie Grazie che non vivono gli stessi valori, un po' lo avete già detto anche prima, però se vuoi approfondire un attimo. alla Graziella. Sì, allora, quello che ho detto prima, nel senso che è brutto guardare da un piedistallo gli altri come se fossero, appunto, potranno essere più avanti di noi in tante, tante altre cose, nella carità o in altre cose. Però, ecco, dire ormai
voi avete fatto altre strade, ormai no, a volte si tende, no, anche in una relazione, quando abbiamo dei giovani nei nostri ambienti, a non proporglielo per paura di creare un po' un terremoto negli equilibri ormai stabili della coppia. Sì, ma li faccio accontentare delle briciole dell'amore. E allora io, a chi non vive gli stessi valori, dico: io ti rispetto e tu puoi fare la tua scelta. Io ti propongo un qualcosa in più, un qualcosa che va oltre che, appunto, un conto è accontentarsi delle briciole, un conto è puntare a vivere la pienezza dell'amore, no? È un po' quello, è un po' il prova e vedi, nel senso che in che ne parli, capisci poco. Prova, non so, prova a togliere, no? Anche non l'affettività, attenzione. Prova a togliere la parte sessuale, il rapporto sessuale dalla vostra relazione, per capire quanto è stabile la vostra relazione, quanto va anche al di là di quello, perché l'amore c'è il piacere, ma non è solo piacere, che altrimenti lì diveniamo poi schiavi dell'ansia da prestazione in cui c'è un dovere di godimento a tutti i costi, e quello tu parlavi prima della pornografia, che oltre al toglierci un po' lo sguardo della purezza, ci crea un po' quelle misure, quegli standard, quel dover essere, no? Che poi ti dà anche un'ansia da prestazione, nel senso di: ma sarò all'altezza, sarò, insomma, che te la fa anche vivere male poi alla fine del rapporto, perché uno pensa, no, che sia la pornografia a doverci insegnare l'amore, o che siano le tante esperienze, no? Ma se io non faccio le esperienze, come faccio, scusate il toscano ogni tanto, come faccio a, anzi, mi è capitato un amico che, ma io mi sto allenando per la donna che arriverà, perché lì ha voglia, no, a farla star bene dopo. Sì, primo, diglielo a lei se questo ragionamento gli piacerebbe. Secondo, non si tratta solo di esperienze da fare, perché il sesso, lo sai bene te che sei sposato, non è un qualcosa di meccanico in cui faccio tutte le tecniche No, no, no. del mondo e l'altro si sente interscambiabile, perché quel che ho fatto con te lo faccio anche con l'altro, insomma. È anche una compatibilità sessuale, si cresce insieme quando c'è stato Relazione anche un quello, relazione fidanzamento in cui profonda. ci si aiuta insieme a affrontare i problemi, a crescere insieme, e lì siamo anche più allenati anche a crearla insieme, no? Perché c'è più quel dialogo, il dialogo fondamentale anche ci aiuta a capirci nei problemi che ci possono essere, ovviamente, Certo. purtroppo. No, una cosa che diciamo sempre anche nei nostri corsi, che alla fine dei conti, l'orgasmo non è che il piacere più superficiale e meno bello del rapporto fisico tra gli sposi. Ciò che rende il rapporto fisico bello per gli sposi è proprio l'amore, la relazione profonda che si crea tra queste due persone, la comunione. È quello che veramente ti fa sperimentare un piacere che è quasi divino. Ecco, e se ce la fai ad arrivare quando hai questo sguardo puro, perché altrimenti riesci solo ad usare l'altra persona e non ad entrare in comunione con lei. Ed è un po' Papa il problema Francesco di dice tante che il coppie. piacere che viene dal rapporto sessuale nel matrimonio ci fa gustare un anticipo di cielo. Pensate Esatto, è che proprio così. sentimento. C'è Teresa che insiste, avete una data per il matrimonio? Niente. Magari. Non ci vogliono sposare. E d'altronde siete così belle a vedervi insieme che vi vogliono tutti sposati. Daniela vuole sapere ancora il titolo del libro, sta scorrendo sotto, Il vero amore appassionato. Vediamo cosa c'è qua adesso. Salvo ci chiese, la stessa cosa dicono a noi che rimaniamo con la grazia di Dio fedeli al patto nuziale, vivendo la castità. Ma non siamo compresi da chi ci sta intorno. Dicono di noi che siamo bigotti, che Dio è amore e l'amore deve essere vissuto. Siete così pazzi da voler amare la donna che avete scelto per tutta la vita. È questa la pazzia di cui vi dicono: è bello, andrei fiero se un giorno mi dicano: ma tu sei... Ovviamente qui si sta parlando appunto di castità nel fidanzamento, ma come sapete bene, meglio di me, è un qualcosa che si vive in ogni stato della vita, no? Come Certo, nel la matrimonio, castità è qui non è lì la sempre. continenza, ma Esatto, è un... esatto.
Ecco, però ecco, per quanto riguarda queste persone che restano fedeli al matrimonio anche quando è finito, c'è una difficoltà ancora più grande, perché voi dico, prima o poi arriverà il giorno del nostro matrimonio dove potremo vivere questo desiderio in pienezza. No? Per loro invece c'è un futuro molto incerto e non ne sanno cosa vanno incontro, però c'è questo amore di Dio che li sostiene. E questa fedeltà al patto matrimoniale, che è veramente una cosa grande, una testimonianza forte che danno a tutti Ah i sì, forse avevo capito cristiani. male la domanda, infatti sì. Okay. È un sì, lì la castità è qualcosa di bello, no? Nel senso che Dio mi aveva affidato quella donna, poi per varie cose che non sta a noi giudicare, insomma, le varie fragilità e tutto, uno c'è stato anche strade diverse, ma capire che possa andare da una relazione all'altra cercando di cercare quella felicità, no? Come se passare da una relazione all'altra a volte ci rendesse, no? Quell'amore. È un po' l'amore liquido, no? Quello di passare da una relazione all'altra per cercare di ritrovare un po' noi stessi. Però quanta grazia nel saper, non è facile ovviamente, però nel saper dire: wow, io quella donna la amo e la rispetto anche quando uno c'è strade diverse, percorsi diversi. Fortissimo, una testimonianza grande. Qua è arrivata invece l'approvazione di Roberto che vi dice: mi piacete, siete in gamba. Grazie. Perché non ci conosci, no? Margherita, siete due ragazzi splendidi, che il Signore vi accompagni, vi dia felicità. Magari c'è anche Ma se qualcuno qui si legge i che complimenti, poi ci si monta la testa, eh. Qui bisogna rimanere bassi, no? Perché sennò. Ecco, questa domanda di Vittorio. Cosa vi ha spinto a scrivere questo libro? Ma è più che altro, a volte, no? La cosa che ci è stata un po' detta, no? Nel senso, ma che ne sapete voi a 22, 18 anni, volete andare a insegnare agli altri? No, c'è nulla da insegnare, da testimoniare. Io penso che se queste cose, no, Dio ci ha fatto la grazia di farci scoprire in un'età così giovane, perché dobbiamo gustare da soli di questo dono? Beh, possiamo raccontarlo e annunciarlo a tanti altri, semplicemente. Non è che Bene. abbiamo una bussola delle ricette in cui sappiamo cos'è la vita e tutto il resto, insomma. Semplicemente abbiamo scoperto che c'è un qualcosa che dà senso alla vita, dà un sapore diverso alla relazione, no? Ti dà un gusto, un sapore diverso proprio. Bello, giusto. Cecilia ci dice di raccontare di Alessandra dei 5 pani e 2 pesci che aveva 19 anni. Ah, quando si è sposata, penso che intenda. Anche voi li citate Potete abbastanza obbligare, ho capito. spesso. Ho visto che nel libro li citate parecchio, quindi li conoscete anche voi. Ecco Sì, no, certo. No, è qua. bello quello che dicono del fatto che non si tratta della medaglietta ai bravi cristiani dell'anno. Vai, anche oggi ce l'abbiamo fatta, siamo stati tranquilli. È un qualcosa in più la castità, non è un mettere la X nel calendario, no? Questo loro dicono. È un qualcosa in più che ti È un dà atteggiamento del tranquillità. cuore proprio. Assolutamente. Ecco. Veronica vi dice, loro si vede che fanno i corsi dei fidanzati, alle No, certo. coppie di conviventi che si presentano agli incontri di preparazione consigliamo di vivere la castità fino al giorno del matrimonio. Li stuzzichiamo e molti riportano un'esperienza bellissima che li porta al giorno del sì ancora più uniti. Questo penso che si possa allacciare a quello che dicevi te prima, che lo sguardo puro, la castità si può recuperare anche, non è qualcosa che una volta persa e basta. No, certo. È più difficile, è più impegnativo. E proprio per questo, sicuramente ci saranno anche tanti adulti qua in diretta a ascoltarci. Proprio per questo, il vostro ruolo, la vostra vocazione, fin da piccoli ai bambini. Nel senso che, soprattutto ora che i bambini già alle elementari, medie, hanno il telefonino in mano,
non siamo più ai tempi vostri, tipo gli adulti. Ora col telefonino in mano certi argomenti vanno un po' anticipati, ecco, perché quando hai internet tra le mani, quell'innocenza del bambino viene un po' meno, quindi non dovete avere paura a parlare già della bellezza dell'amore anche a ragazzi che fanno le medie e così, no? Perché altrimenti loro son curiosi e l'andranno a cercare loro in altri modi, perché i mezzi ce l'hanno, e glielo insegnerà qualcun altro, e a modo loro invece è più bello, insomma, affrontarlo. Non deve essere un argomento tabù, insomma. No, ci non è che li metti lì e gli fa la lezioncina, però anche con la vostra testimonianza, insomma, di quanto è bello. Anche perché sennò il bambino cattolico rischia di far la figura del tonto di turno, no? Della serie tutti i compagnetti sanno tutto e lui... quello è una bolla di sapone che ancora crede alla cicogna o altro, nel senso, la dico in modo no, rapido, però... è importante che se ne parli bene e che soprattutto vedano che papà e mamma si vogliono bene perché hanno vissuto il matrimonio in un certo modo. Allora, Rosalba, vi stimo e vi incoraggio, continuate questo. Anch'io ho vissuto questo grande dono aspettando con amore 6 anni prima del matrimonio. Sembrano tanti, ma vissuti con Dio sono pochi. È un incoraggiamento, dai, ci avete ancora un po' di tempo. Grazie, Rosalba. Ecco, questa qua è interessante. Nicoletta, grazie per la testimonianza. Avete mai affrontato il tema con le vostre famiglie? Se sì, come? Sì, comunque l'abbiamo affrontato diverse volte perché comunque questi valori sono stati tramandati anche un po' dalle famiglie, cioè, quindi chi più chi meno comunque, cioè, è sempre stato facile affrontare questi temi con loro perché pure loro sanno il significato. E... sì, anche perché cosa c'è di più bello per, beh, ora un giovane, però ovviamente già quando... a 22 anni già comincia a essere un po' più tardino, no? Ma la bellezza di una testimonianza dei genitori quando abbiamo, che ne so, 10 anni, vedi i genitori uniti nel condividere quei valori e nel testimoniarteli con felicità. Oppure, ecco, come invece ci sono anche tante, tante, tante altre situazioni in cui magari, ecco, la coppia non condivide gli stessi valori, ma perseveranza, chi dei due, se è il marito, se è il babbo, se è la mamma, date lo stesso una testimonianza, anche se ovviamente è normale che poi il figlio, insomma, vada anche a cercare, no, quel che è più conveniente, se non vi vedo uniti nel farlo. Però non importa, voi testimoniate. E poi penso che quel che mi ha aiutato tanto a diciamo, a vivere questi valori, oltre sia l'insegnamento, ma anche la preghiera. Infatti, no? Quel rosario fatto insieme in famiglia che oggi sembra un qualcosa di extraterrestre, ma che spesso, no, tanti genitori si lamentano del ma noi sì, vabbè, andavo a messa la domenica, poi ogni tanto gli parlavo di qualcosa. Io vi invito a lasciar via la tiepidezza e a far vivere, no, a far vivere l'amore di Gesù nella vostra vita, nella vostra famiglia, di metterlo al centro tutti i giorni, perché è lui che può trasmettere tanto. E quando ormai i figli sono grandi, come tanti ci stanno ascoltando, magari hanno i figli grandi, ormai insomma ognuno ha preso le sue strade o altro. E... lo stesso la preghiera, no? Santa Monica, la perseveranza di pregare per loro quando ormai, no? Non magari è tardi. Certo. Ok, avete qualche suggerimento, ci chiede Federica, da dare a chi propone il percorso di preparazione al matrimonio cristiano nel parlare di castità? Considerate che la maggior parte delle coppie sono conviventi, mi sa che hai già risposto prima di raccontare per intero questa bellezza, insomma. Sì. Di non aver paura, nel senso che è normale che lo stesso Giovanni Paolo II lo chiama, no? Il principio della gradualità, nel senso che se ti prendo il pacco e te lo spedisco lì a bomba, è normale che l'altro lo prenda come un rifiuto o un giudizio, no? Però fare con la coppia un percorso che ti porti sì a scoprirlo passo passo, ma che ti porti a scoprirlo, che se no banalizzi e basta. Certo. Una domanda che non la trovo, però ve la faccio io. Qua. Conoscete i cuori puri? Perché sono un po' anche loro si basano sulla castità prematrimoniale. Sì. Sono gli anelli da lui.
Abbiamo trovato su internet, insomma, un po' questa associazione che parla, no? C'ha un po' come missione la testimonianza della purezza, e abbiamo preso anche su internet un anello che danno ai fidanzati come, no? Un impegno, no? Di purezza, bello. Di purezza, sì, bello, bello. Voi avete un padre spirituale che vi segue all'interno magari della famiglia, del movimento? Sì, allora, anche qui, oltre al, diciamo, al un accompagnamento spirituale personale, è bello come coppia non sentirsi troppo sicuri di sé, perché siamo fragili, è inutile essere superbi di farcela da soli. Quindi avere un qualcuno che ci accompagna, con cui confidarci, non che debba dire chi ha ragione nella coppia, ma che semplicemente ci aiuta a far luce nelle situazioni. E se non abbiamo chi ci guida è molto, molto difficile. E uno chiedeva, ho saltato la domanda perché ho parlato di altro, delle testimonianze in giro. Sì, insomma, quando ci chiamano, andiamo, insomma, o vado a seconda degli impegni della scuola, insomma, è tutto. E Covid permettendo, però è bello, insomma, andare in giro a annunciare sia così in diretta, sia a volte, insomma, guardandoci negli occhi, che è anche più bello. Qua dicono che si sente la confusione in sottofondo, ma non so, magari sono Penso, io. anche noi sentiamo un po', giustamente, la bellezza di un matrimonio è che Antonio ha quattro figli e che quindi si sente il rimbombo dei figli, insomma. Sì, sono in sala, stanno guardando Harry Che Potter fra un noi si po' di sente proprio giorni. tanto, questo rimbombo. Sì, Sì. Perché forse io no, perché ho le cuffie non hai le mi pronto. cuffie, non senti loro, però noi lo sentiamo. Ok, adesso vediamo se ci sono altre domande. C'era una domanda che chiedeva quanto è stata importante la vostra famiglia, la famiglia di origine nel passarvi questi valori. Pensi Sì. avete già risposto. Sì. Qua se avete un padre spirituale che vi segue avete già risposto. Qua un complimento, siete bellissimi. Cioè, è pieno, poi ve li potete andare a guardare tutti. Sì, no. No, è la cosa del padre spirituale, è ovvio che la formazione della coppia non solo in prossimità del matrimonio, ma già da subito, no? Sia la preghiera sia la formazione, cioè se i valori importanti uno li mette a fondamento della relazione fin da subito, e dopo è più difficile, no? La relazione che cresce su basi solide è più facile e porti frutto. Ecco, poi non è che la castità è il pass che garantisce il successo della coppia, però ti dà anzi quella chiarezza di, ovviamente, è un fidanzamento in cui se uno sta insieme è perché sogna di stare insieme anche dopo e sempre. Però ci dà appunto quella chiarezza. E non so, a volte, spesso, no, è anche un po' su questi temi si scontrano un po' le due tifoserie, come se fosse importante dire io la penso così, te la pensi nell'altro modo. Ma è bello invece un confronto, un aprirci anche agli altri, perché sia loro possono arricchire noi, sia comunque. Non si tratta di uno scontro perché la nostra idea deve essere per forza lontana dalla loro, ma ci si può arricchire vicendevolmente. Ma non dicendo semplicemente io su questo la penso così, te in quell'altro, ok, fine. Non so, un esempio, c'è cioè anche nelle fusioni fra fidanzati, uno dice ma fino a dove si può arrivare? Beh, non significa solo di capire fino a dove si può arrivare, ma anche scoprire come relazionarci, perché amare è entrare in una relazione autentica, no? Che gesto ha questo, che valore ha questo gesto nella nostra relazione, no? Dove ci può. Però sì, stare attenti senza. Però anche il fatto di stare attenti non ci deve portare a essere tiepidi, perché l'affettività più cresce, più insomma ci aiuta anche, no? Perché. Sì, è vero, rischiamo di vivere, no? Forme di affetto sproporzionate, non sono proprio quelle ideali dei fidanzati, però è anche vero che a volte c'è anche un po' un inganno di, non so, o nei baci o negli abbracci. Non è che se c'hai lo sguardo puro, non ci sono mai reazioni fisiche. È normale che ci possano essere lo stesso, e sarebbe strano se non ci fosse. Certo, no, il nostro padre spirituale era molto più diretto, diceva dal collo in su. E va. Sì, era quello.
Allora, ecco, questa qua mi piace. Se lo prendo dal vostro libro, se la fidanzata o il fidanzato ci mette davanti ad un bivio e ci dice o sesso o ciao, è meglio perdere quella persona che perdere se stessi. Spiega meglio questa, perché è così importante, ecco, dire di no in questi casi. Perché io penso che cioè, è quasi una prova d'amore a volte, no? Il se mi ami, dimostramelo. Può essere la prova di amore un qualcosa in cui il sesso è una prova dell'amore? Quindi se veniamo usati e scartati come degli oggetti in cui se poi non ti piaccio, ciaone, nel senso che non viviamo anche qui in una bolla di sapone. È normale che nei giovani di oggi là fuori entri in relazioni spesso in cui questo problema si pone e è anche doloroso affrontarlo. Giustamente, insomma, non è che bisogna, anzi, c'è quel dolore, quella fragilità di chi però sono scelte coraggiose, nel senso che in che senso se c'è un bivio o sesso, ciao, è meglio perdere quella ragazza o quel ragazzo che perdere se stessi, nel senso che può dire di amarvi chi vi chiede di rinunciare all'amore, è quello, no? Se per noi questo è l'amore, è come rinunciare all'amore, allora rinunciamo anche a noi stessi, a quello che è il nostro corpo, a quello che è la nostra dignità. E sono scelte dolorose, però vi assicuro che accontentarsi non vi porta a niente, insomma. Esistono tanti ragazzi e tante ragazze, o anche insomma, per chi ha 30-40 anni, anche insomma, uomini, donne belle con bei valori, anche valori umani, insomma, anche se poi non fa certi altri cammini, insomma. Che non in cui tutti devono essere al solito livello nella coppia, perché è normale che a volte nella coppia uno è più avanti, uno è più indietro, ci si aspetta, ci si aiuta, la pazienza reciproca, però vedi che quella persona accanto a te. Se ti allontana o ti aiuta a essere la persona che vuoi essere, no? Anche se magari a volte non condivide qualcosa e vivi te, non importa, lo aiuti tu. E anzi, che bello da quanto ti ama ti rispetta, insomma. Ok, una domanda per Giulia. Cioè, come giovane donna, senti l'importanza di custodire Filippo anche nel vivere la tua femminilità in un certo modo, atteggiamenti, parole, abbigliamento? Vabbè, sì, cioè, è importantissimo perché cioè, è normale, dobbiamo comunque pure costruire sia noi stessi e sia lui, cioè, non è che lo dobbiamo mettere sempre nelle tentazioni, certo, se, non è che puoi andare davanti a Filippo mezza nuda, cioè è normale che la tentazione gli arriva comunque. Sono nuovo anch'io. E quindi comunque io che anch'io voglio vivere in questo modo, devo essere capace di vestirmi in un certo modo, sia gli atteggiamenti, cioè non è che devo fare chissà cosa perché chi la vive, la cosa bella di vivere tutte e due è lo stesso valore. Quindi gli atteggiamenti, se uno diciamo esagera, c'è cioè l'altro dice vabbè, con calma, non esageriamo, sia su parole sia sull'abbigliamento, tutto quanto, cioè è più difficoltoso quando nella coppia ci sta una persona che non la vive in questo modo, quindi vuole là sempre a provarci, a provarci, a provarci, che dall'altra parte ci deve stare veramente una persona forte. Sì, che la cosa dell'abbigliamento non significa non Non curarci, non farsi vestirsi, belli, non... che certo. No, anzi. a volte si crede, no? Che cioè, quando una persona si scopre, no? Uno diceva, no, mezza nuda o cose così, che con lo scoprirci metti un po', nascondi anche quella della persona stessa, no? Più ti scopri, più in realtà ti stai coprendo, perché in realtà non appare, tutto è concentrato su quelle parti, ovviamente. E non appare anche a volte la bellezza del resto, no? Però ovviamente Qua è bisogna bello. veramente sempre prendere cura di noi stesse per primi. Non significa appunto non essere belli o belle o non cercare anche un'attenzione, è anche un'attenzione reciproca verso l'altro, insomma, il curarsi. Certo, è vero.
È anche vero che appunto i cristiani non sono quelli, gli Amish che si mettono con appunto. queste tutone, questi vestitoni tutti grigi, cercano di farci belli, insomma. Certo. Elisabetta ci chiede: le parole dolci e gentili quanto sono importanti nella coppia? Sono importantissimi perché comunque parlando della dolcezza, tenerezza, cioè ci stanno anche il dialogo è un sacco importante nella coppia, tantissimo. E anche comunque parlare, non è che bisogna parlare veramente come parlo con un amico, metterci in mezzo delle parole più tenere, più dolci, comunque fanno anche alleviare, diciamo, un discorso un pochetto serio, non lo so. No, è bello perché ora io parlo di una ragazza che, grazie a Dio, è molto dolce, però ecco, anche la tenerezza delle donne ci migliora, insomma, è così noi il prenderci cura e l'atteggiamento tenero, no? Di cui parlavo prima, quella dolcezza reciproca ci fa davvero crescere nell'affettività e nell'intimità. Monica. Antonio, non ti sentiamo più. Sì, ho tolto il microfono perché c'era casino. La purezza e la dolcezza di Giulia, la determinazione e la forza di fede di Filippo faranno di voi una famiglia santa, segno di un Dio che pone il suo sguardo di padre sull'umanità e che desidera il vero amore trionfi sempre. Buon cammino insieme. Grazie, Monica. L'augurio più bello. Grazie. Aspetta che mi è arrivato magari un messaggio che vi voleva fare una domanda, così vediamo. No, beh, non è una domanda, è qualcuno che ci ringrazia per quello che avete detto, che è stato importante per loro. Niente, io direi di finire con una preghiera, poi ci salutiamo, voi restate lì che ci salutiamo poi offline. E niente, dai, concluderei con un gloria al Padre molto semplice perché è stata una bella serata, è stata una serata penso molto interessante anche per tutte le persone che ci hanno seguito, che erano tante. Quindi niente, dai. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel Come era nel principio, ora e principio, ora e sempre, sempre, nei con i secoli dei secoli dei secoli. secoli. Amen. Un Padre, Figlio e augurio, Spirito Padre del Figlio e Spirito Santo. Santo. Parla, Un parla. augurio, non puntate in alto, no? Vi auguro il coraggio di mettervi in gioco e di scoprire il senso delle scelte anche nella relazione e nella coppia, per non accontentarvi delle briciole dell'amore. Perfetto, se volete leggere il libro di Filippo, dove parla anche di Giulia, non direttamente, ma in tutto quello che scrive c'è anche lei, Il vero amore è appassionato, Tao e editrice Filippo Betti. Ciao, alla prossima, domenica prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie.